Iniziamo qui dal Policlinico questa mattina, la campagna vaccinale per la quarta dose. La quarta dose è dedicata ai pazienti fragili, ai pazienti malattie rare, ai trapiantati. Sarà c'è una chiamata attiva, cioè sarà il Policlinico stesso, cioè chiamare le persone che devono essere vaccinate, e va somministrata a tutte le persone che hanno già fatto la terza dose a distanza di 120 giorni, perché c'è questa necessità di ulteriore protezione. Io penso che siamo sulla strada giusta qui in Puglia, siamo ai primi posti per quello che riguarda il tasso, cioè, di vaccinazione, cioè che abbiamo raggiunto con le persone da 12 anni in su. Quindi c'è una grande opera a cui va dato atto a tutti gli operatori che, per quanto mi riguarda, non sono eroi per un solo giorno, sono eroi in continua trincea, che sono tutti gli operatori sanitari che hanno dato un contributo straordinario, cioè, in questi 2 anni, e che stanno continuando a darlo, ma anche c'è una grande responsabilità da parte dei cittadini pugliesi e della regione, che ha tirato fuori una organizzazione esemplare da questo punto di vista, e i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Un invito a fare la quarta dose, perché non siamo ancora fuori dalla pandemia, siamo sulla strada giusta, ma il virus è in circolazione ancora. E quindi io ritengo che questi risultati delle vaccinazioni hanno contribuito alla diminuzione del contagio, hanno diminuito la diminuzione delle persone ricoverate e soprattutto nelle terapie intensive, hanno diminuito anche il tasso di mortalità, cioè, diciamo, stiamo sulla strada giusta. Inoltre, invito tutte le persone che hanno avuto, per vari motivi, perplessità nella somministrazione rispetto al meccanismo d'azione, cioè praticamente che non erano così convinti dei vaccini che sono stati somministrati finora, che a partire da questa settimana in tutta la Puglia partirà una campagna con il vaccino tradizionale, con il Novavax, e quindi tutti quelli che erano indecisi, che non erano convinti dei vaccini precedenti, adesso hanno a disposizione per proteggersi, per proteggere la loro vita, per proteggere i contagi, per potersi vaccinare con il Novavax, che non è un caso che la Regione l'ha lasciato con degli open day senza che ci fosse bisogno delle prenotazioni. E questo è un ulteriore scatto in avanti che la Regione fa per cercare di fronteggiare, di contrastare, cioè, la pandemia, cioè, che ha creato tantissime, cioè, difficoltà, e che ancora ne può creare.